ritorno da te. Giorni di nebbia passati col vuoto nel cuore, lettere amare, mi sento morire, amore. Vedi che va sempre male e devi sperare. Com'è difficile piangere intanto cantare. Poi d'improvviso un miracolo, tante persone mi applaudono, i fari sul palco si accendono. Il maestro, noi la cercavamo, maestro. Come va? Bene, insomma. Abbiamo accolto il nostro Mino Reitano, sì. Cosa sì. Abbiamo preparato come... Ma abbiamo cercato di fare in fretta e fretta qualche canzone, qualche successo dei suoi. Basta, poi faremo delle marcette allegre. Ma in anteprima qualche pezzo di Mino, un piccolo pezzo non lo possiamo fare, per esempio accennare Calabria mia. No, perché purtroppo non abbiamo avuto tempo di trovare tutti gli spartiti e quindi quello che abbiamo potuto fare. Un accenno di qualcosa che avete preparato. Una chitarra in televisione. Una chitarra in televisione. Facciamo? Lo facciamo? Lo facciamo, via. Lo facciamo subito. Lo facciamo subito, dai. In anteprima. Ecco, questa è la banda di archi che è in anteprima. Anche il maestro si chiama Polimeni. Sapessi il male che mi fai, oggi che posso darti ciò che vuoi, tu non sei qui con me, ma perché una chitarra cento illusioni. Alle 4 adesso stiamo facendo una prova, quindi non siamo ancora ovviamente in diretta, però alle 4 c'è il signor Pellizzieri, che è il regista, che sta gironzolando qua, che sta provando la voce di Mino. Avremo circa, credo, in diretta sui 35-40 minuti, dalle 4:10 fino al telegiornale, dopo il telegiornale un altro quarto d'ora. Vi chiedo più calore possibile, ma tanto inutile che ve lo chiedo, perché qua ci siamo, quindi dobbiamo fare un figurone, perché in 35 minuti li facciamo vedere quanto siamo allegri, quanto siamo belli e quanto siamo legati a questo signorino qua, che ha voluto a tutti i costi, gli hanno proposto Milano o la Calabria, e quindi... di Mino Reitano piccolo. Da piccolo, perché noi lo conosciamo da... Da piccolo non l'ho conosciuto più, perché io sono andato in guerra, ho fatto 12 anni di guerra. Seconda guerra mondiale. Sì, signore, e poi non ti ho visto più. Che cosa era lei? Nell'esercito? Sì. Infante? Ah, in Lettonia, in Russia, soprattutto, e non l'ho visto più. L'ho incontrato
Poi sono andato in America, l'ho incontrato in America. Con i suoi fratelli mi hanno conosciuto subito. In America, a New York? Sì, a New York, proprio. Di sera. Ma lui cantava lì nei locali. L'aveva vinto due volte, quindi. Arrivato... Grande entusiasmo anche, perché per tutti gli italiani in America. La seconda volta. La seconda volta era una cosa eccettiva. Perché non l'avevano conosciuto, e poi l'hanno conosciuto. E hanno dato un mese prima di manifesto a New York, a Broccolino, dove sono tutti italiani. Uno spettacolo mai visto. Mai visto. Lo spettacolo a New York, ha fatto la seconda volta. Ecco. E là li abbiamo conosciuto. La canzone più bella di Mino. E il caricatore adesso l'ha comprato, perché stai un po' emozionato. Una chitarra 100 illusioni. Sì, sì, sì. È quella, una chitarra 100 illusioni. La sorella. La cantici anche lei. E la sorella. Illusioni. Grazie. Grazie a tutti. Noi abbiamo conosciuto uno spaccato nuovo di Mino Metano. Sì, era un bel pezzo. È fatto non tutta la grazie. Con me, ma perché? Andare a intervistare per forza il prete. Sì, adesso andiamo a intervistare. Però non gli dire prevete. Un prevete ci umare muore. Esatto, così andiamo. Un campoto. Esatto. Adesso ce lo chiediamo. Ecco. Qui credeva di farla franca. Di Campo Calabro che fa il prevete a Ciumara di Muro. E allora così c'è di strano. Come fare anche a Milano. Allora, cosa rappresenta Mino Retano per lei? Un amico carissimo, che anche se l'ho conosciuto un po' in ritardo, perché sappiamo che lei è sacerdote qui dal 78, se ci hanno 76 detto... ha sbagliato, il portavoce ha sbagliato. Però Mino Retano non lo conosceva prima. Sì, lo conosceva. Quando era piccolo. Ci racconti spagnoletti. Un aneddoto di Mino Retano. Aneddoto no. Come credente? Come fedele? Come perché? Non l'ho potuto conoscere. Non l'ha mai confessato lei. No. È importante per la gente di Piumara questo ritorno di Mino, però. Certo, perché è un richiamo proprio non solo di Piumara ma anche tutta la vallata. E poi dobbiamo essere grati perché fa parlare la Calabria in termini positivi, finalmente, no? Certo. Lo stiamo aspettando. Quale canzone le piace di qui?